Dunque, siamo ancora qui a Ritorno di Fiamma con Carlo Alighiero ed Elena Cotta che si sono prestati a rispondere alle domande di un'intervista doppia. Quindi io procederò con le domande e voi andate, risponde prima Elena Sì. e poi Carlo, va bene? Diamo la Bene. precedenza Alle signore, alle signore. sempre. Vado? Va. Sì. Una parola che detesti. Totalitarismo. Ipocrisia. Un libro che hai amato particolarmente. Quell'ultimo che ho scritto io. Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro di Blas Quibanez. Un'attrice o attore che avresti voluto essere. Sinceramente soltanto me stessa, non ho mai invidiato e non ho mai voluto imitare nessuno. No, da piccolo, diciamo così, da studente, amavo molto Vittorio, mi sarebbe Gassman, mi sarebbe stato così, sembrava un sogno poter essere come lui. Però poi, no, poi va bene come sono. Un luogo dove vorresti vivere. Un luogo dove... Oh, mamma mia, mamma mia. Sempre comunque l'Italia. Trastevere, dove abito. Un film da portare in un'isola deserta. L'ultimo che ho girato, Via Castellana Bandiera, regia di Emma Dante. No, non lo so, non lo saprei proprio. La persona da cui vorresti essere amato o amata. La persona, sono tante perché è Carlo e poi tutta la mia famiglia, le mie figlie, i miei nipoti. Stessa risposta, come sopra. Un cibo irrinunciabile. Mi piace tanto mangiare tutto, la frutta. La pasta. Gli spaghetti, come diceva Sordi, mai provocato. Programma televisivo che vorresti rivedere. Un sogno. Giulietta e Romeo, magari Testa la ninfa fedele che ho registrato alla fine degli anni 50. Mi piacerebbe rivedere delle cose che ho registrato con Giuseppe Fina in televisione, ma sono diverse. Sono diverse, non ce n'è una in particolare. Tuo pensiero ricorrente. Un pensiero? Un pensiero ricorrente. Amore, pace, pace No, è la giovinezza. e amore. Il momento della giornata che preferisci. Mi vergogno a dirlo, ma siccome la mattina non fumo, quando accendo la prima sigaretta dopo pranzo è un momento. No, invece no, quando mi sveglio è che vedo che c'è un bel tempo, come di solito succede a Roma, e per questo amo Roma. Un'emozione che non ti piace provare. Un'emozione che non mi piace provare, e beh, il tradimento, la delusione. Eh sì, brutto, E quello è proprio brutto. sì. Sì, io amo la lealtà, sono una leonessa. Sono d'accordo con lei. Il luogo dove sei più a tuo agio. Non lo so, perché io ritengo casa mia il teatro casa mia, e Infatti, quindi... come dice allora? Vabbè, ma io mi facciamo una sento... cosa, tu di casa tua, io dico teatro, e poi tu dici teatro, io Non dico è... teatro. Vabbè, casa mia, Teatro, teatro. casa mia. La tua casa in tre parole. Amore, bellezza, serenità. Calore, tranquillità, vita. Se avessi una macchina del tempo, in quale epoca vorresti vivere 48 Non c'è dubbio, vorrei essere trasportata agli inizi della terra, della vita, quando non c'era niente di sporco, di brutto, di inquinante. Che bello, come mi piacerebbe A me vedere un attimo, piacerebbe tempo. invece essere nel 3000, vedere che succede. Sono d'una curiosità, guarda. Se non avessi fatto l'attrice, l'attore, quale altro mestiere ti sarebbe piaciuto fare? L'esploratore.
No, a mio sarebbe molto piaciuto e forse sarei riuscito anche meglio a fare. No, meglio. Non lo so, non pittura. Pittura è una delle cose che mi piaceva tanto, ma soprattutto il disegno di cose nuove come macchine. Modelli. Non modelli, no, non modelli. No. Macchine proprio, macchine, aerei. Cioè fare disegni di qualcosa di nuovo, di innovativo. Sempre però nel settore macchine. Volete vedere ricomparire Fiamma al vostro fianco? Io sì! Mi farebbe molto piacere. Eccomi! Grazie, Fiamma! Grazie, grazie a voi, grazie a Carlo Alighiero ed Elena Cotta che si sono prestati a questa intervista doppia di Ritorno di Fiamma. Grazie, a no, presto! Grazie a te, Fiamma, visto che belle donne che c'ho qui io. Sì, tutte per te! Ciao! Ciao! Ciao, ciao!